21 novembre è questa la data in cui il gruppo del tribunale di Arezzo Piergiorgio Ponticelli stabilirà se mandare a processo Luca e Alessandro i due giovani di Castiglion Fibocchi in provincia di Arezzo accusati di morte in conseguenza ad un altro reato. La vicenda è quella di Martina Rossi, la giovane studentessa d'Imperia precipitata dal sesto piano di un albergo alle Baleari nell'agosto 2011. Venerdì mattina invece sono state depositate le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche dell'amica di Martina, che si trovava con lei a Palma de Mallorca, risalente ad un pretexto periodo compreso tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012. Secondo legali dei due giovani aretini potrebbero essere proprio queste intercettazioni ad avvalorare l'ipotesi del suicidio della ragazza. Eh, vi è stato il deposito dell'ulteriore perizia relativa a mh, due eh, intercettazioni telefoniche. Dopodiché l'udienza è stata aggiornata a quella già fissata del 4 ottobre per il deposito delle ulteriori integrazioni alla perizia sollecitata da questo difensore relativamente al, al all'errore di attribuzione della voce maschile 1 e 2 rispetto agli intercettati e quindi comparazione con la ripresa dell'ambientale video. Con il sonoro audio. E diciamo che appunto, secondo noi sono foriere di potenziali diciamo, interessi per eh, eventualmente trarre nuovi spunti investigativi appunto, da questo materiale. Ovviamente, nel merito, non posso entrare anche per rispetto insomma, alla magistratura e eh, al magistrato che sta seguendo insomma, il caso. Presenti in aula venerdì mattina, come sempre, anche i genitori della giovane studentessa che non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio.